Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Oggi mercoledì 15 aprile, sempre qui in diretta allo studio di Milano News, la nostra regia studio, one man band, one man show. Cerchiamo di portarvi comunque le notizie più importanti della nostra grande città di Milano nelle vostre case. Lo sapete, da quando è iniziata l'emergenza Covid abbiamo sì seguito questa emergenza, ma abbiamo cercato a un certo punto, anzi volutamente e deliberatamente, abbandonato quella che era la cronaca giornaliera, la lista, i numeri, quel bollettino di guerra serale che davvero non aveva più senso, anche quando poi ci siamo accorti davvero che le cifre erano cifre così, che non avevano un perché e non avevano nessun dato, non davano nessun dato e non davano nessuna notizia, se non appunto dei numeri presi ogni giorno in maniera un po' distante, presi ogni giorno in maniera differente, e quindi non davano neanche l'idea veramente di cosa stava succedendo. Ma abbiamo comunque cercato e seguito sempre quando invece arrivano notizie che ci danno un qualcosa in più nel momento dell'emergenza, ed è proprio di quello oggi parliamo, perché lo sappiamo, il problema dei farmaci è un problema che già durante l'anno, insomma, durante le situazioni normali, a volte certe fasce hanno problemi a reperire farmaci, a trovare. Ci sono, abbiamo avuto anche ad esempio, vi ricordatevi, il banco farmaceutico qui ospite da noi, che fa un grandissimo lavoro per chi magari ha problematiche differenti. In questo momento, insomma, siamo tutti molto abbiamo molte difficoltà nel reperire alcuni farmaci, nel poter uscire, nel poter andare nelle farmacie. Alcune persone sono chiuse in casa perché con la quarantena forzata, quindi insomma c'è chi comunque ha trovato una soluzione anche a questa problematica. E quindi, nello spirito appunto di queste puntate di Milano All News, vogliamo parlare con il dottor Riccardo Zagaria di Doc Generici, proprio perché hanno trovato una soluzione, no? Giusto, dottor Zagaria, buongiorno e grazie mille di essere collegato con noi. Dicevo bene, no? Nel senso, è un problema che è nato e in pochi minuti, diciamo, siete riusciti a, grazie anche a una grande collaborazione, trovare alcune soluzioni molto interessanti. Sicuramente, ci stiamo provando. Sicuramente. Ma la cosa interessante appunto è, visto che vi abbiamo ospiti oggi, è anche parlare di Doc Generici. Chi è, che cos'è Doc Generici? Beh, Doc Generici è un'azienda, una primaria azienda farmaceutica che si occupa di un particolare settore del mercato, che è quello dei farmaci equivalenti o generici, come dice anche la parola stessa della nostra azienda. È un'azienda italiana che è stata fondata intorno agli anni 2000 e che oggi è la seconda azienda del mercato per quanto riguarda i farmaci generici. Cosa sono i farmaci generici? I farmaci generici, che molti dei vostri ascoltatori oramai avranno imparato a conoscere, sono quei farmaci cui dopo 20 anni che un'azienda farmaceutica ha sviluppato un farmaco, il brevetto scade, quindi c'è la possibilità per aziende come la nostra di poter introdurre un farmaco che è totalmente equivalente, quindi esattamente uguale per quanto riguarda, diciamo, la performance terapeutica, il dosaggio e le indicazioni, introdurlo sul mercato a un prezzo più basso rispetto a quello dell'originatore, permettendo così un sostanziale risparmio da parte del Servizio Sanitario Nazionale, coloro i farmaci siano convenzionati, quindi sono pagati dalla cosiddetta mutua, e dall'altra parte anche consentire ai consumatori, quindi ai pazienti, che sono quelli che noi stiamo più a cuore, di poter accedere a un farmaco a un prezzo più basso, quindi evitando quel copayment, quindi quella parte di prezzo che è a carico del paziente, del consumatore, e quindi poter agevolarli verso un risparmio sostanziale. Ecco, dottore, volevo appunto che facessimo un attimo la precisazione su questo. Sono farmaci che appunto costano meno, ma non perché abbiano una qualità minore, non è il discount del farmaco, ma semplicemente perché appunto non si paga più quella parte che era dovuta al sovrapprezzo dato dalla casa farmaceutica che l'aveva inventato, i brevetti e tutto, e quindi a tutti gli effetti comunque è quel farmaco, giusto? Esattamente, il farmaco prima di essere messo in commercio deve stare a tutta una serie di test e di procedure che ne garantiscono l'esatta equivalenza, e più dalla nostra parte siamo un'azienda farmaceutica come le altre, quindi gli standard qualitativi sono esattamente gli stessi, se non di più, di un'azienda cosiddetta branded. Come mai abbiamo ancora però un po' di timore a volte a chiedere il generico? Allora, c'è da dire che alcuni farmaci ormai sono così entrati nella testa come nome, che per noi quel farmaco si chiama così, quando invece in realtà è la marca, e quindi ci sarebbero anche altri farmaci, ma per noi ormai quello è il nome, no? È come se dicessi Nutella, non la chiamerei mai crema spalmabile alla nocciola, ma è Nutella, qualsiasi crema, no? Un po', diciamo, che è, diciamo, un bagaglio culturale corretto che ci portiamo. Beh, la nostra, infatti,
è una battaglia di tipo culturale quella che stiamo portando avanti in questi anni, e pian piano però vede sempre di più, man mano, in maniera graduale, un aumento della cosiddetta quota di mercato del generico, quindi stiamo portando avanti con aumenti considerevoli, però, diciamo, è una consapevolezza che pian piano nel paziente italiano sta prendendo piedi, aiutati da quelli che sono i nostri principali partner, che sono il medico e il farmacista dall'altra parte, perché sicuramente il ruolo sociale di questi farmaci deve essere sicuramente sottolineato da quelli che sono oggi come oggi, quelli che scelgono i farmaci per noi, che sono il medico, e quelli che li dispensano per noi, che sono i farmacisti. Stiamo parlando di farmaci che sono assolutamente rimborsati dal Servizio Sanitario Internazionale, quindi soggetti a ricetta medica, e quindi giustamente noi come pazienti ci dobbiamo fidare di quello che è il parere del farmacista e del medico, mettendosi a disposizione, quindi seguendo quelle che sono le indicazioni. Quindi noi sicuramente stiamo portando avanti con loro tutta una serie di iniziative che vanno nel solco di poter argomentare quello che oggi è la qualità dei nostri farmaci, che sicuramente è uguale, equivalente, e dall'altra parte anche, ci tengo a dirlo, una peculiarità di DOC anche nei confronti delle altre aziende, anche nel garantire, soprattutto anche in tempi di emergenza come questa, una continuità produttiva. Molto spesso noi abbiamo, pensi un po', più di 550 farmaci a listino. Questo è anche un po', diciamo, quello che differenzia la nostra azienda dalle altre aziende, che di solito le aziende ne hanno 30, 40, 50, noi ne abbiamo più di 500 referenze e vendiamo circa, l'anno scorso abbiamo venduto circa 65 milioni di confezioni in Italia, e una delle nostre preoccupazioni è quella di garantire una continuità terapeutica, quindi fare in modo anche in questo periodo di emergenza che i nostri farmaci con la stessa qualità che li contraddistingue siano reperibili sul mercato. Molto spesso, avendo così tanti farmaci in un mercato così turbolento come quello della produzione farmaceutica, anche in questo tempo di crisi siamo riusciti, grazie al nostro network di produttori, di garantire la reperibilità dei nostri prodotti in farmacia. Ecco, appunto, allora se arriviamo all'attualità, arriviamo appunto a questi giorni, che cosa Doc Generici ci propone? Che cosa vi siete inventati? Prima di tutto ci siamo inventati due principali iniziative, quell'altra che fanno seguito a quello che è un po' il ruolo sociale che anche un'azienda farmaceutica come la nostra deve avere. Allora, noi in questo periodo abbiamo avuto, diciamo, la possibilità, a confronto di altre aziende, per garantire quello che è un servizio pubblico, cioè l'erogazione dei farmaci, di rimanere altamente operativi. Quindi sicuramente noi siamo tra quelle aziende che stiamo continuando, oggi io sono in ufficio perché siamo sul fronte, che ogni giorno è una battaglia continua per garantire appunto che i nostri farmaci arrivino con continuità nelle farmacie italiane, nelle oltre 19.000 farmacie italiane. Quello che ci siamo inventati è destinare in primis una quota parte, soprattutto sul territorio dove noi siamo presenti come sede storica, quindi su Milano e sulla Lombardia, che è anche uno dei territori più colpiti, a dar via a iniziative concrete di aiuto. Abbiamo fatto una donazione all'ospedale Sacco, e gli ha garantito l'acquisto, quindi, diciamo, contribuendo al 100% dell'acquisto di un'ambulanza di biocontenimento che permette di trasferire gli ospedali, i malati lombardi da un ospedale all'altro, mettendo in sicurezza quelli che oggi sono gli operatori sanitari, che sono quelli che sono ancora in prima linea. D'altra parte anche un altro ospedale a cui abbiamo contribuito sono gli ospedali civili di Brescia, che è un po' l'epicentro di quella che è la cosiddetta zona rossa lombarda, e abbiamo rifinanziato totalmente quello che è un posto di terapia intensiva. Quindi in primis è sicuramente il ruolo sociale, destinando parte dei nostri utili a queste iniziative. E la seconda cosa che stiamo facendo, ed è il motivo anche che lei sottolineava all'inizio di questa intervista, è quello di cercare di venire incontro a quelle che sono le esigenze dei nostri cittadini, soprattutto le persone più deboli, sto parlando agli anziani, dove i trattati, che sono sicuramente i nostri consumatori, i nostri farmaci, che a fatica hanno la possibilità di recarsi in farmacia. Quindi quello che abbiamo fatto è mettere sul tappeto, quindi proporre a tutti, ringrazio anche di questo spazio che ci dà la possibilità di poter diffondere questa cosa, grazie alla collaborazione col partner PharmaMercur, che è una società che si occupa di consegna a domicilio dalle farmacie alla singola casa del paziente dei farmaci. Durante questo mese, cioè da oggi per tutto un mese,
i pazienti che andranno a tutti di Pharmamercur, per quanto riguarda la cittadina di Milano in particolare, poi anche Lecco e Como, sarà possibile poter ordinare i farmaci che il medico gli ha prescritto, anche i farmaci di automedicazione, in maniera totalmente gratuita. Quindi le spese di trasporto di questi farmaci saranno tutte a carico di loro. Quindi questa è un'iniziativa che siamo sentiti sostenere per far sì che quelle persone, che si aggiunge anche ad altre che sono presenti sul territorio, ma abbiamo voluto anche noi dare il nostro contributo, e quello che insieme ai nostri farmacisti, più di 20 farmacie sono aderenti alla piattaforma Pharmamercur, e insieme a Pharmamercur abbiamo deciso di coprire noi quelli che sono i costi di questo trasporto. Quindi, per, ripeto ancora una volta, per tutto da qua al prossimo mese, le spese di consegna di chi entra sul portale Pharmamercur saranno totale carico di DOC, quindi DOC generici si farà carico di quelle che sono le spese di trasporto dalla farmacia, oltre 20 farmacie che vedete nel sito che sta scorrendo adesso, a casa vostra, queste spese saranno a totale carico di DOC. Quindi questa è l'iniziativa che sentiamo di lanciare molto interessante, perché insomma mi fate risparmiare due volte, diciamolo. Una volta risparmio perché prendo il farmaco generico, l'altra volta risparmio perché le spese di spedizione me le fate voi. Insomma, direi che già questa non è male. E quando parliamo di risparmio, ad esempio, proprio sulla quantità, proprio sul prezzo del farmaco, di ovviamente varierà poi da farmaco a farmaco, ma di quanto, di che entità stiamo parlando? Allora, stiamo parlando di un risparmio medio sulla fascia A, quella rimborsata, che va dall'euro e mezzo a 2 euro a confezione. Quindi lei capisce bene che se parliamo di un paziente pluritrattato, che soprattutto anziano pluritrattato, stiamo parlando di una spesa, di un co-payment che va intorno ai 15, 20, 30 euro al mese. La differenza tra scegliere il farmaco generico detto brand o originale. Quindi sicuramente questo, ma queste sono le iniziative, diciamo, noi abbiamo molto spiccata per vocazione nostra quello che è il ruolo sociale di un'azienda come la nostra. Lei citava all'inizio del suo intervento il banco farmaceutico, ecco, noi siamo tra le aziende che storicamente da più di 15 anni dalla nascita contribuiamo col banco farmaceutico, donando. Dottore, settimana scorsa appunto parlando anche col banco farmaceutico dicevo, insomma, ne abbiamo sempre parlato male, no, di voi che facevate le farmacie, di sempre stati cattivi, no? A un certo punto invece scopriamo che così non è, e anzi che ci sono delle bellissime storie da raccontare anche delle farmaceutiche, che appunto vi date da fare, e come, anzi, e per fortuna che ci siete, perché insomma in questo momento siete fondamentali. Assolutamente, assolutamente. Col banco farmaceutico, prima di questa, adesso il progetto si è arenato, però stavamo pensando proprio a una modalità innovativa per permettere anche alle persone indigenti che sono assistite dagli enti che sono convenzionati col banco farmaceutico, soprattutto sulla città di Milano, Milano come pilota, di poter prendere i farmaci gratuitamente in farmacia, quindi con un sistema che adesso ovviamente abbiamo preferito giustamente andare all'emergenza attuale. Ma sicuramente appena questa emergenza sarà finita ritorneremo con questa iniziativa. Allora, ricordiamo bene come funziona però appunto l'iniziativa con Pharmamercur, nel senso che noi abbiamo la possibilità di andare sul sito internet proprio di Pharmamercur e da lì chiedere appunto tutti i vari medicinali che abbiamo bisogno, e voi ci venite incontro un paio di volte, giusto? No? Assolutamente sì. La prima volta, se scegliete ovviamente i farmaci equivalenti, quindi con la prescrizione in mano, scegliete i farmaci equivalenti, non dovete pagare quello che è il copayment. E la seconda volta, appunto, venendo in conto quelle che sono le spese di trasporto e servizi di Pharmamercur, che per da qua al prossimo mese sarà totale carico della nostra azienda. Il sito www.pharmamercur.com, e le istruzioni sono molto facili. Sì, molto, molto, molto semplice, infatti lo sto vedendo proprio in questo momento, tra parentesi ci sono le varie città in cui Pharmamercur è presente, e Milano appunto c'è tutta la lista delle farmacie, anche farmacie vicino, questa è la nostra farmacia di zona ad esempio, anche questa, quindi insomma abbiamo tutte le farmacie, c'è praticamente tutta Milano coperta in queste farmacie, l'abbiamo visto. Diceva, l'iniziativa andrà avanti fino a quando? È un mese, da oggi fino al prossimo mese. Da oggi? Poi, a seconda di come andrà, potremmo anche pensare di prolungarlo. Ad oggi, ovviamente, viviamo, come ha detto lei, alla giornata. Oggi, come oggi, noi ci auguriamo tutti che la situazione possa cambiare domani. Realisticamente, non è pensabile.
stabile, quindi sicuramente noi oggi abbiamo pensato che è importante partire e iniziare a sostenere iniziative come questa. Poi nell'arco del tempo sicuramente vedremo come vanno le cose, vedremo come la gente ha risposto e da parte nostra continuiamo a essere disponibili per venire incontro a quelle che sono le esigenze del territorio. Dottore, vi direi che veramente ci ha spiegato perfettamente tutto quello che avete fatto, complimenti davvero per il lavoro che avete fatto e ricordiamo appunto di andare sul sito anche di Doc Generici in modo che si possa avere tutte le informazioni su che cosa significa anche appunto scegliere un farmaco generico rispetto a un altro e sui benefici anche economici che si possono avere da questa scelta. Ricordiamo, come ci tengo dottore a ribadirlo, magari lei ormai ne avrà anche fuori perché tutto ogni volta se la sente ripetere, il farmaco generico è un farmaco a tutti gli effetti di ottima qualità, non è il discount del farmaco, è semplicemente appunto che per via di licenze e brevetti costa di meno e quindi perché non approfittarne, ad esempio, quando si può fare questa scelta, appunto. Sì, sì, per concludere io penso che in momenti come questi ognuno potrebbe fare cose eroiche, però penso che nel nostro... Il quotidiano deve diventare eroico, come dice qualcuno, cioè noi siamo chiamati a fare quello che dobbiamo fare e farlo al meglio. Quindi, come ha detto lei, continuare anche in questo periodo a garantire la qualità dei nostri farmaci e garantire che i nostri farmaci siano disponibili per i pazienti che ne hanno bisogno. E in più di quello, ovviamente, siccome sentiamo forte quello che è l'esigenza del territorio nel quale viviamo, nel quale la gran parte di noi vive, che è il territorio milanese, in particolare il territorio lombardo, ci piace continuare ad avere e di mantenere un atteggiamento socialmente responsabile, quindi da qui quelle iniziative di donazione agli ospedali e dall'altra parte di venire incontro a quelli che sono i pazienti milanesi di Lecco e di Como con iniziative in partnership con Farmamerco. Perfetto, dottore, io davvero la ringrazio tantissimo, complimenti ancora per il lavoro, faccio i complimenti a tutta la squadra che immagino che anche nonostante le difficoltà sarete in tanti a lavorare anche in questi giorni, quindi porto i miei auguri e i miei complimenti a tutta la squadra di Doc Generici, teneteci aggiornati appunto su quello che saranno gli evolversi. Ci conti? Perfetto, allora grazie mille davvero, grazie mille al dottor Riccardo Zagaria di Doc Generici, grazie mille, a presto e buona giornata. E quindi grazie mille appunto al dottor Zagaria, grazie mille anche a voi che ci avete seguito da casa. Good Morning Milano torna venerdì con una nuova puntata, siamo qui, lo sapete, vi cerchiamo di raccontare Milano sempre nonostante tutto e quindi io vi auguro una buonissima giornata, ci vediamo prestissimo sempre qui su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.